Ma Gian, ma sei impazzito? Non mi chiamo Gian, sono il prof di italiano. Ancora? Ma tu sei uscito di senno? Ascolta, te lo do io il senno, ok? Già ieri Giovanni Olimpo, il preside, mi aveva detto che non si comportava affatto bene. Continuava a dire di sto Gian, ma chi è sto Gian? Io non lo È conosco. impazzito. Sono il prof di italiano, il prof Alliante, mi chiamo Alliante. Agliante? Sono il prof di italiano, che sia Scusi, chiaro. prof, ma lei vola? Che si chiama Agliante? Innanzitutto, venga, dai, che iniziamo la Venga. lezione. Venga, venga E adesso arrivo, un attimo. Ma non si può manco dormire. cappello bellissimo, cool, è alla moda. Più che alla Venga. moda, è cool. Vieni, venga, per Ah, sto arrivando un momento. Mi aspetti? Si muove, per favore. Sembrava gli ordini. Chi è? Ha finito? Come Ha umano. finito? Va bene. Allora, sono proprio di italiano, questo è il suo quaderno, qua c'è la penna e oggi faremo un Me lo bellissimo. immaginavo che c'era da fare qualche cosa. Oggi faremo un bellissimo tema! Tema di qua, Se tutti i professori fanno come te, chiudono le scuole. tema di là. Allora, faremo un tema, ma tema di te stesso, ti dovrai descrivere. Ti dovrai descrivere non solo con il tuo aspetto fisico, non solo ti dovrai descrivere il tuo aspetto fisico, ma anche il tuo carattere, cosa ti piace fare, qual è il tuo colore preferito, il tuo animale preferito, insomma, quello che ti piace fare, che lavoro fai, quanti anni hai, quanto sei alto, insomma, tutto di Ah, professore, ma lei che gli frega? te. Mi frega perché io sono il prof di italiano. E quindi mi deve fregare perché sono un prof della scuola e quindi devo per forza insegnare ai bambini, ok? Lei ha 11 anni ed è ancora un bambino, eh? Un bambino monellino. Che Allora, adesso si muova, gli do senso? Devo scrivere il tema. un quarto d'ora di tempo da adesso. Professore? Da adesso. Professore? Da adesso, da adesso, da adesso, dai, da adesso. Tema. Devo scrivere in corsivo o in stampatello? Il titolo naturalmente in stampatello. In stampatello. Sì, in stampatello. In stampatello, guarda. E come si intitola il tema? Tema. Mi descrivo, ora ti ho detto che io non ce la posso fare. Se si comporta ancora male, la porto da preside, altro che. Mi descrivo. Ok, un quarto d'ora da adesso, via! Io intanto vado a prendermi qualcosa da bere, mi faccio un bel caffèino molto, molto legato. Io non so di che cosa stia parlando chi è sto Gian, ma quel che so e che questo bambino mi darà filo da torcere, di sicuro. Ma se fa ancora un'altra monelleria, giuro che lo porto dal preside. Giovanni Olimpo, non scherza. E ora mi rilasso, mi addormento. Quando ha finito, mi chiami. Chiaro? Chiaro? Dani, chiaro? Chiaro? Sì, è chiaro, anche se è buio, comunque è chiaro. Non lo sopporto. Adesso mi riposo. Non riesco neanche a riposarmi. Torniamo da Dani, va? Che è meglio. Vediamo cosa sta facendo. Vedo che lei è molto impegnato. Ma sta scrivendo in stampatello! È chiaro. Ma è impazzito!
Ma io sono tanti anni che non vado più a scuola. Ma E se ci è andato l'anno scorso in quinta elementare, adesso siamo in prima media, cosa da tanto tempo che non va a scuola? Ma il vabbè. titolo doveva essere stampatello! Ah, vabbè, ormai finisco il Ormai stampatello. finisci stampatello, io non ti sopporto più. Se ne fai ancora uno, se ne fai ancora una, giuro che ti porto la preside, lo giuro! Si muova, per favore, si muova! Bene. Vedo che si sta impegnando. Bisogna metterla sulle dritte, lei è un bambino molto capriccioso. Altro che. Ma lei è sicuro che questa cosa non registri? Eh? È sicuro che questa cosa non registri? È So sicuro che questo. È scrivere. sicuro che questa cosa non Sì. registra? Perché No, no, sennò è sicuro. violazione della privacy, eh? La denuncio. Violazione del domicilio. Si muova, che non ho tempo da perdere. Mancano ancora 5 minuti. C'è ancora 5 minuti per finire il suo tema. Quindi, sì, scattare. Me vers. Devo dire però che questo cappello mi sta alla perfezione. È molto qui, alla moda. Non come Giovanni Olimpo che se ne va senza nessun cappello. È tutto con i cappelli marroni. È quasi Ho pelato poi. finito, professore Ah, Arianti. finalmente, finalmente ha finito. Finalmente. Perché sta ridendo? Bellissimo il mio tema. Legga, 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 legga. Tema. Allora, Mi mi descrivo, inquadri descrivo. bene, guardi bene, Sì. Cosa inquadri? Perché sta No, riprendendo? no, mi sono No. sbagliato. Allora, tema, mi descrivo. Ciao a tutti. Me. Mi chiamo Daniele. Devi scrivermi, non è che devi parlare in romano. No, vabbè. Allora, mi chiamo Daniele. Ho 42. 45, non è Ah! vero! Ce ne ho 11 di anni! Vabbè, 11 anni. Oh, sono alto, magro e bello, Come il come il sole. sole. E giù la bellezza, ragazzi! Come la pioggia. Poi, mi piace de magnà. Ha scritto tutto il tema in romano, veramente. No, poco, così. Bevere, giocare con mio figlio. Ma si può sapere cosa ha scritto? I miei hobby sono cinema, musica, fumetti e fare le imitazioni e le battute. Sono simpatico. Ah 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 ah. Ma questa sarebbe lei. Sì. Io Guardi, allora. come minimo qua prenderei un bel 8, anche 9. Allora, ascolti, innanzitutto ha detto che ha 45 anni e lei ce ne ha 11, uno. Cervello. E due, ha scritto il romano, non si scrive romano. E tre, non gli ho detto di fare un disegnino. Quindi si becca un 4. Chiaro e netto. E perché ride? Eh? Mi sta facendo No, no, arrabbiare, no. Allora, si calmi. Le dico una battuta così si calma. eh? Sì, mi dica. Allora, famoso film, interpretato da un attore americano, in cui un reduce dal Vietnam fa ritorno a casa e si iscrive a un corso di ballo. Lei conosce il film Rambo? Sì, lo Invece conosco. questo film, il reduce dal Vietnam, che si iscrive a un corso di ballo, si chiama Mambo. Dopo Rambo, Mambo. Allora, venga, venga con me. Dica, Scherzi. e poi c'è sta Stallone che va così. Finiscila! Adesso venga da me col preside. Venga. Vale. Adesso basta, eh. Quando è troppo, è da tutto il giorno che continua a fare battute. Basta, adesso andiamo dal preside, eh. Dani, che cosa mi ha combinato? Ah, buonasera, buongiorno, non sono più Presidente Olimpo. Mi Ingiustamente il ascolti, per professore di favore. Mi italiano ascolti, per non ha favore. Mi apprezzato ascolti. il Mi mio ascolti, tema. Non ha apprezzato il mio tema. Allora, Diga. il prof di italiano ha tutte le ragioni, va bene? Perché io già ieri, con il discorso di inizio anno, l'avevo già vista che era un bambino mulillissimo. Si calmi, si vuole calmare. Allora, noi vogliamo da lei il massimo impegno. Quindi, se si calma, magari ci fa un favore. Buttarlo fuori. Allora, non so con chi stia parlando, lo sa? Sono il preside, la posso espellere da questa scuola in Ma un no, secondo. va bene, d'ora in avanti le prometto. La caccio via da questa No, le scuola, eh? prometto no. Le assicuro che non mi comporterò più male. Promesso? Sì, però almeno le battute le posso fare a scuola. No,
limitazioni? No. Va bene. Era l'ultima. Allora, io non voglio più che nessun prof la mandi qui e che si lamenti. Se succede un'altra volta, solo un'altra volta, io la caccio da questa scuola. Lascio il portone, no? Da come è entrato, io la caccio. Chiaro? Ora se ne vada. Ma... Megaccia! Sì, ti caccio. Quindi adesso se ne vada. Ci vediamo domani con il prof di matematica. Ok, ragazzi, purtroppo qua mio figlio non si sa quando tornerà, perché c'è sempre sto professore e sto preside Olimpo. Vi saluto, mi raccomando, guardate il video, cliccate se vi piace, mettete like, condividete e alla prossima. Due pazzo, che mo sono da solo, one pazzo. Ciao! Ciao!